Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Nettuno TV. Benvenuto anche a chi ha scelto di seguirci in streaming sul sito nettunotv.tv. Apriamo subito con la cronaca. Una voragine si è aperta improvvisamente in via Mondo questa mattina all'altezza del Civico 4. Un automezzo dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto per un'apertura a porta intorno alle 12, è rimasto addirittura incastrato con una ruota all'interno del buco che si è creato a bordo della strada vicino a un marciapiede. Per riuscire a liberare il mezzo, quindi, è stato richiesto l'intervento di un'autogru che ha sollevato il camion dei pompieri e sul posto inoltre sono intervenuti anche gli agenti della municipale che hanno recintato il buco sull'asfalto e i tecnici del comune per capire i motivi del cedimento della strada che al momento restano ancora ignoti e la circolazione non ha subito però rallentamenti visto che la voragine non impedisce il passaggio delle auto. Ancora cronaca, alcune decine di insegnanti hanno protestato sotto gli uffici dell'ex provveditorato di Via De Castagnoli, bloccando così il traffico nel giorno dello sciopero in tutta Italia delle maestre e dei maestri con diploma magistrale assunti con riserva per materne e primarie che dopo la pronuncia del Consiglio di Stato debbono tornare a fare le supplenze, essendo di fatto esclusi dalle graduatorie da cui si accede alle cattedre di ruolo, con scuse indecenti a casa noi studenti è uno degli slogan sugli striscioni e a Bologna sono 550 i maestri a rischio. Ancora cronaca, Andrea Fabbri, presidente del consiglio di amministrazione della holding del gruppo Fabbri, l'azienda bolognese fondata dal bisnonno Gennaro 118 anni fa, è morto ieri all'età di 67 anni. Lo annuncia l'ufficio stampa della Fabbri, sposato con Beatrice, padre di Stefania e Camilla, nonno di due nipotini, scusate, era nato a Bologna il 5 luglio del 1950. Guidava l'azienda da oltre 20 anni insieme ai cugini e al fratello. Il suo impegno in Fabbri, iniziato da giovanissimo dopo la laurea in legge, è proseguito ininterrottamente per 44 anni fino a diventare il massimo riferimento del gruppo alimentare della famiglia, che svolge le proprie attività con società filiali nei 5 continenti, incarico che ha ricoperto con impegno fino a pochi giorni prima di soccombere a una lunga malattia. Cambiamo pagina, andiamo a parlare di lavoratori perché c'è stata la consegna delle lettere della Befana nell'ambito della mobilitazione dei lavoratori del comparto imprese di pulizie e servizi integrati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale e noi abbiamo intervistato Pierpaolo Carioli di Filcam e CGIL Bologna. Sentiamo. Qua perché i lavoratori ci hanno chiesto di fare qualcosa per la riapertura della trattativa del tavolo nazionale del rinnovo del contratto, che parliamo del contratto dei multiservizi. E allora abbiamo fatto queste letterine, i lavoratori le hanno firmate, sono state in totale forse più di 800, quasi 900 letterine, solo nel territorio di Bologna. Ne abbiamo già consegnate una parte a Operosa in rappresentanza di Confcooperative, che è una delle associazioni datoriali al tavolo. E ne abbiamo consegnato un'altra parte a Manutencoop per in rappresentanza di Legacoop e ora le consegniamo a un'industria. I lavoratori ci hanno chiesto solo una cosa semplicissima, la riapertura del tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto. Non ci chiedono molto altro, sono un contratto scaduto da quasi 5 anni, ad aprile saranno 5 anni, è impensabile che così tanti lavoratori siano ancora in attesa e non ci sia neanche il tavolo di trattativa aperto. Un nodo importante è quello della malattia, giusto? Sì, le associazioni datoriali vorrebbero cancellare i primi 3 giorni di malattia, quindi non retribuirli più. Ovviamente questa è una posizione che le organizzazioni sindacali unitariamente non possono sostenere. Parliamo di lavoratrici donne, di lavoratrici che sono anche abbastanza avanti con l'età, nel senso la media siamo dai 40, sopra i 40 anni, che fanno un lavoro decisamente usurante, fare le pulizie non è un lavoro come stare dietro una scrivania, quindi dobbiamo assolutamente proteggere questo istituto contrattuale che è la malattia. E abbiamo sentito anche Giuseppina Coppaiolo di Fisascat CISL di Bologna, sempre sullo stesso argomento, sentiamo.
qui per dare un segnale alle associazioni, alle aziende più grandi che spingano al nostro nazionale perché vengano riprese le trattative per il rinnovo del contratto nazionale. Stiamo facendo diverse iniziative su diversi territori, su Bologna abbiamo pensato a questo della Befana, un po' perché è partita dal fatto che il commercio aveva chiesto aiuto a Babbo Natale e noi abbiamo chiesto aiuto alla Befana per stimolare la ripresa della trattativa, che ormai a marzo è scaduto da 5 anni. A marzo fa 5 anni cooperative e non, perché il multiservizio viene applicato alle cooperative. A Bologna abbiamo le due aziende più grosse che sono Manutencoop e Operosa, ed è quello che oggi abbiamo noi fatto il giro. Siamo andati prima in Operosa, poi Manutencoop, che rappresentano la prima COF cooperative, la seconda Lega delle cooperative. Adesso Confindustria, perché su Bologna non abbiamo un'azienda molto grande rappresentativa, che Confindustria rappresenta su Bologna diverse aziende. Prima c'era la Gamba oggi è molto piccola come azienda, quindi abbiamo pensato Confindustria è una di quelle che si sottrae sempre di più rispetto anche alle trattative, anche del provinciale, ad esempio Confindustria è una di quelle che non ha firmato il provinciale sul territorio di Bologna, e quindi abbiamo pensato di venire non in un'azienda ma nell'associazione datoriale. Quindi oggi avete fatto un giro con varie consegne di lettere? Esatto, abbiamo fatto un giro, abbiamo questi giorni, i giorni delle feste, abbiamo raccolto le firme prevalentemente della Operosa Manutencoop e tutte quelle che rappresentano le aziende e rappresentano l'Unindustria. E abbiamo fatto il giro, questa è l'ultima associazione, l'ultima portata di lettere rispetto a questi lavoratori. Le lettere sono tutte firmate dai lavoratori che chiedono fortemente questo contratto perché è proprio scaduto da molto tempo. Torniamo alla cronaca, ha portato via la borsa una 70enne appena uscita da una chiesa dopo la messa, ma due passanti l'hanno inseguita e consegnata ai carabinieri. È successo a Castel San Pietro Terme. Lo scippatore è un marocchino di 41 anni arrestato per furto con strappo. L'altra sera ha preso di mira una coppia di anziani usciti dal convento dei frati cappuccini. Li ha seguiti fino al parcheggio, poi approfittando di un momento di distrazione ha aperto lo sportello lato passeggero e ha afferrato la borsa che la 70enne teneva in mano. Il ladro è fuggito ma è stato rincorso e bloccato da due passanti che avevano sentito le grida di aiuto della vittima. All'udienza in direttissima per lo scippatore è stato disposto l'obbligo di dimora a Castel San Pietro Terme, oltre all'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Cambiamo nuovamente argomento, ripartono le serate musicali alla cantina Bentivoglio con celebri artisti jazz, buona cucina e vino d'eccezione. Ci parla del resoconto dello scorso anno e delle aspettative il titolare Giovanni Serrazzanetti al microfono di Eleonora Monari. Secondo me l'anno scorso è stato un anno importantissimo per noi, sono successe tante bellissime cose da un punto di vista musicale, siamo cresciuti credo anche, insomma, se il nostro mestiere, nel nostro mestiere noi siamo un po' delle monadi temporali, nel senso che veniamo da un passato e progettiamo il futuro. Adesso appena finiamo qui con voi io mi ritiro in un ufficio e comincio a programmare quello che succederà da marzo all'estate, forse anche qualcosa del dopo l'estate. È ovvio che lo faccio in base a quello che è successo nel mio passato. Abbiamo come primo segno della bontà di quello che è successo fino adesso, abbiamo una bellissima stagione qui adesso tra febbraio e marzo, stiamo preparando un calendario veramente di grandissimi eventi, perché poi da cosa nasce cosa, sempre, e viceversa, da non cosa non nasce nulla. Capito? Per cui il fatto che siano nate molte cose viene dal fatto che ci sono state un sacco di belle cose in passato. Vogliamo spendere anche qualche parola riguardo un po' il cibo, la qualità, il vino? Certo. Guarda, io dico una cosa, io ho fatto il mio lavoro professionale è fatto da una fede ed è questa: se tu hai gli strumenti per capire che cosa ti arriva nelle orecchie, hai tutti gli strumenti per capire anche cosa ti stai mettendo in bocca e qual è l'ambiente che hai intorno. Viceversa, se hai tutti gli strumenti per poter capire che cosa ti stai mettendo in bocca, hai tutti gli strumenti anche per capire cosa ti arriva nelle orecchie. In più, per fortuna, oggi di bella musica ce n'è. Quindi se tu vai in un locale e c'è della brutta musica, stai tranquilla che bene non puoi mangiare. Capito cosa voglio dire? Noi abbiamo fatto queste scelte da sempre,
basandoci su questa fede. Cerchiamo di far da mangiare molto bene, di dare una grande scelta di buoni vini e di metterci della musica che sia all'altezza, o viceversa, mettiamo della musica che sia molto buona e il cibo poi non può non essere all'altezza. Ma andiamo a scoprire anche qualche dettaglio in più proprio sugli artisti e come contattare la cantina dal direttore artistico Alberto Armaroli, sempre nell'intervista di Eleonora Monari. Innanzitutto c'è una grandissima novità che riguarda la programmazione infrasettimanale delle band che noi definiamo resident. Non saranno più solo quattro, perciò non ci sarà solo una band accoppiata il lunedì, il martedì, il mercoledì o il giovedì, ma si alterneranno diverse band. La novità grossa è che avremo Jimmy Villotti una settimana ogni due a occupare il nostro giovedì con il Catman Trio, perciò si presenterà con lo pseudonimo che in realtà è il suo nome quasi vero, Marco Storari, sempre alla chitarra con Fabio Grandi alla batteria e Francesco Angiulio al contrabbasso, un'altra novità. Bene, senti, allora ti chiedo un attimo i riferimenti, come trovarvi e come trovare il programma. Allora, il programma lo potete scaricare tranquillamente in formato PDF dal nostro sito internet, altrimenti potete venire qua a bere un bicchiere di vino, ve lo diamo in mano, è un programma cartaceo, molto, molto classico. Tramite i nostri social network ogni settimana mandiamo una newsletter con tutte le date che seguiranno a breve. Oppure ci date un colpo di telefono, parlate direttamente con me e io vi esplicherò tutto molto volentieri. L'ex rettore dell'Università di Bologna, Ivano Dionigi, è stato riconfermato per 5 anni da Papa Francesco presidente della Pontificia Accademia di Latinità, istituita il 10 novembre del 2012 da Benedetto XVI, che lo nominò primo presidente. L'atto si è preso oggi, è del 20 dicembre. Papa Francesco, il 10 giugno del 2014, aveva nominato Dionigi consultore del Pontificio Consiglio della Cultura. Passiamo adesso alla nostra pagina sportiva. Il Bologna è in vacanza, c'è la sosta dal 7 fino al 14 di gennaio, riprenderanno infatti soltanto il 14 i lavori a Casteldebole. Zemaili però dal punto di vista del mercato è sempre più vicino, pare, al suo ritorno in rossoblù e continua invece ad aleggiare il fantasma del Napoli su Simone Verdi. Passiamo al basket, la Virtus ha perso contro Avellino 87 a 59, non bastano i 18 di Alessandro Gentile, male tutti, non si salva nessuno e molto duro è stato anche Alessandro Ramagli in conferenza stampa che dice siamo stati tutti vergognosi, andiamo a sentire. Che questa è una partita vergognosa, cioè siamo stati vergognosi. Vergognosi nell'approccio, vergognosi nella durezza, vergognosi nella competitività. Siamo stati sovrastati dal primo all'ultimo momento, dal primo all'ultimo minuto e battuti molto nettamente e molto meritatamente. È la prima volta che ci succede in 14 partite di subire una lezione di questo tipo, ma la lezione stasera è stata molto dura e quindi dalle lezioni devi imparare, perché venire qua e provare a misurarsi contro questa squadra qua doveva essere un qualcosa che ci dava gas, un qualcosa che ci doveva spronare a tirare fuori il meglio di noi stessi, invece abbiamo tirato fuori il peggio di noi stessi e questo è inaccettabile. Quindi prima di tutto mi scuso con chi ha fatto 500, 600, 700, non so quanti sono i chilometri che separano Bologna da Avellino e che è venuto a vedere questa partita qua, e quindi questa gente qua merita tutte le scuse del caso. E poi direi che dobbiamo essere molto realisti, cioè qui non abbiamo trovato un vantaggio in nessuna parte del gioco, né da una parte né dall'altra, in nessun ruolo, nel playmaking, nei tiratori, nei lunghi, nei rimbalzi, nella difesa, nella presenza fisica, nell'atletismo, in qualunque voce che voi vogliate mettere sul foglio siamo stati perdenti e quindi il risultato di questi casi qua è molto chiaro, 8-7-5-9 direi che è la perfetta fotografia di quella che è stata.
Vince invece la Fortitudo contro Mantova 63-62 in un finale tutto da scoprire per scelte e cose folli che sono successe. La Fortitudo va alle Final Eight dove affronterà Trapani come seconda in classifica alle Final Eight del 2-3 marzo. Andiamo adesso invece però a sentire Boniciolli nel post gara. Non tagliamo nessuno, che non cambiamo nessuno. Perché, come ho detto alla mia società in un colloquio che ho avuto tra me, Gianluca Muratori e Cristian Pavani venerdì, dove l'ho detto diverse cose. La prima che gli ho detto è che io vorrei finire questo campionato con la squadra che l'ha cominciato, cioè questa, e che l'unica cosa che chiederò, lo dico in anticipo, sarà a un mese e mezzo, due mesi dalla fine del campionato, un playmaker americano di sostegno, cioè il giocatore che non prendemmo il primo anno quando si fece male Flowers, no? Decidemmo di non prenderlo puntualmente, visto che sulla Fortitudo aleggia una nube di sfiga dall'epoca in cui si perdevano le finali di Coppa dei Campioni di 44 punti di scarto, no? Non c'ero io, però si perdeva. Allora ho già preannunciato alla società che a un mese e mezzo all'inizio del campionato, alla fine del campionato, chiederò l'ingaggio di un playmaker americano che ci tuteli rispetto alla stanchezza di McCamey o qualche problema fisico di qualcun altro. Punto. Quindi mercato, la società sta visionando, contattata Cremona per Ruzier, discussioni interminabili su Cremona, mai contattata Cremona per Ruzier, mai. Però si discute con Boniciolli, con la merda, Ruzier, il nipote, niente, mai contattata Cremona per Ruzier, mai. Settimane a parlare di Cremona e Ruzier, mai contattata, mai. Perché noi finiamo il campionato con quelli che abbiamo adesso, perché abbiamo la presunzione di pensare che essendo, ribadisco, secondi in classifica, con 4 sconfitte, 3 in trasferta a Treviso, Trieste e Montegranaro, che non mi sembrano onestamente Rocca Cannuccia al mare e Rocca Cannuccia sotto i monti, d'accordo, abbiamo 3 e una partita dove il deliquio ci ha colto, che è stata quella con Ravenna. Siamo secondi a 4 punti da Trieste, 2 punti davanti alle terze, ci alleniamo bene e abbiamo fiducia. Va bene? Grazie. Ed avversario è tornato al Paladozza Davide Lamma, che ha commentato così però la sconfitta della sua Mantova. Sentiamo. Beh, io sinceramente sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi. E sono orgoglioso di come si allenano, sono orgoglioso di come sono arrivati qua, sono orgoglioso di come sono entrati in campo, di come hanno giocato tutti, sono orgoglioso di come hanno perso e di come erano dentro lo spogliatoio a fine partita. Abbiamo perso uno all'ultimo tiro, così almeno abbiamo sfatato questo piccolo tabù o mito. Penso che abbiamo fatto una partita fantastica dal punto di vista dell'impegno. Sono stati tutti dentro il piano partita per 40 minuti e vi assicuro che con una squadra con così tanti giovani vuol dire che hanno fatto uno sforzo di concentrazione enorme. I miei assistenti abbiamo fatto un piano partita che sembrava funzionare, non è funzionato solo all'ultima, diciamo, una volta in meno, quindi orgoglioso è la parola che voglio dare a tutto il gruppo, i miei giocatori e tutto lo staff e tutto quanto, perché venire qua e fare una partita del genere è una grande cosa. E come ho detto loro, uscire con onore da questo campo deve essere, soprattutto per un gruppo così giovane, una benzina per martedì tornare in palestra e cominciare il girone di ritorno.
Era la nostra ultima notizia, il telegiornale termina qua. Io vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con 99esimo minuto. Ritorna nel 2018 il nostro format sportivo. Come detto, questa sera canale 99, 99esimo minuto, con ospite anche Daniele Corazza, il responsabile del settore giovanile del Bologna FC. Grazie a tutti per averci seguito, grazie alla regia di Marco Sortino. Buon proseguimento di serata.